Salve, sono Nicola Ferroni, benvenuti a Nuova Musica Antica. La puntata di oggi è dedicata al temperamento mesotonico a un terzo di comma sintonico, conosciuto anche come il sistema di Francisco Salinas. Egli fu un teorico musicista del XVI secolo che si interessò alla teoria dell'accordatura e alla costruzione di strumenti a tastiera con l'ottava divisa in più di 12 parti. Questo sistema in particolare è pensato per una tastiera con 19 tasti per ottava e perciò si adatta male ai nostri strumenti con l'ottava divisa regolarmente in 12 semitoni. Salinas infatti divide il tono in tre parti uguali, destinando diesis e bemolle di ciascuna nota ad un peculiare tasto, con l'eccezione dei tasti diciamo cromatici che si trovano fra le note mi fa e si do. Questi tasti diciamo enarmonici svolgono la doppia funzione di bemolle e diesis. Infatti fra le note che formano questi due semitoni diatonici le alterazioni di diesis e di bemolle si trovano a una distanza reciproca inferiore al cento. Insomma, il semitono diatonico in questo sistema di temperamento è diviso pressoché a metà e quindi i tasti enarmonici sono preferibilmente accordati tra il mi e il fa come mi diesis e tra il si e do come do bemolle, ma all'occorrenza svolgono anche la funzione complementare di fa bemolle l'uno e di si diesis l'altro. Questo sistema presenta dunque alcune caratteristiche interessanti che credo valga la pena di esaminare. Per adattarlo alle 12 note dell'ottava abituale dobbiamo sacrificare una parte dei bemolli e una parte dei diesis e naturalmente i due tasti diciamo enarmonici che ho appena indicato. Per accordare inizierò dalla nota La. Il corista di questo organo provino è piuttosto basso, è circa 428 Hz, perché le canne sono nuove, le ho solamente preintonate mantenendole ancora lunghe. In seguito le accorderò alla corista normale di 440 Hz. Perciò per questa dimostrazione ho dovuto ricalcolare la frequenza di battimento degli intervalli pilota, che ricordo sono la terza maggiore, la quarta e la quinta giusta. Tuttavia nel mio sito, nell'articolo dedicato a questo sistema di temperamento, ho esposto in dettaglio delle tabelle con le esatte frequenze di battimento secondo il corista normale di 440 Hz. Procediamo dunque e cominciamo dall'A, come ho detto, che è il punto di riferimento, da cui saliamo verso il Do, che accorderemo in terza minore pura. Ora, siccome le terze minori del sistema equabile sono tutte strette, dovremo far crescere il Do. Adesso accordo il Do all'ottava inferiore usando sia la sesta maggiore, Do La, che i due Do per il controllo. Adesso il Di bemolle, una terza minore pura sopra il Do, e controllo anche la sesta maggiore, Mi bemolle, Do acuto, e il Mi bemolle deve essere alzato rispetto al sistema equabile.
adesso da La scendo di terza minore verso il Fa diesis. Dovrò allungare la canna. Che tra il Mi bemolle e il Fa diesis non c'è una terza minore, ma una seconda aumentata che suona come una terza minore molto stretta. Fa diesis, Mi bemolle. Fra le due note c'è un rapporto, fra le due frequenze c'è un rapporto di 125 a 108. L'intervallo è ampio, 253 sens. Nel sistema a 12 note l'enarmonia, come abbiamo visto, non è possibile a causa della presenza del lupo tra Mi bemolle e Sol diesis. Ma più avanti, alla fine della puntata, vi mostrerò che nel sistema a 19 note le due alterazioni, cioè il Mi bemolle e il Re diesis, per esempio, o il Fa diesis e il Sol bemolle, sono affidate ciascuna al proprio tasto, cioè sono distinte l'una dall'altra. Per accordare la nota Sol, che si trova una quinta temperata di un terzo di comma sintonico sopra il Do, devo usare il metronomo che imposterò al valore di 64 battiti al minuto scandendo terzine. Ta, 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 ta. Se faccio ombra alla canna Sol, con il Do sotto, mi accorgo che la quinta in questione è molto stretta. Devo perciò allargarla un pochino, senza però arrivare all'intervallo puro. Devo mantenerla stretta perché le quinte sono temperate di un terzo di comma sintonico. Per trovare questa esatta quantità, ascolto i battimenti dell'intervallo Do Sol e devo fare in modo che coincidano con la pulsazione a terzine del metronomo. La cosa non è semplicissima, all'inizio ci vogliono un po' di tentativi fino a che si raggiunge una posizione, diciamo, del Sol accettabile. Quindi devo far crescere il Sol. Sembrano coincidere, la riprovo. È un po' lenta. Mi ritengo soddisfatto e per una maggiore accuratezza però posso eseguire un secondo controllo con il metronomo, cioè mantengo la pulsazione a 64 battiti al minuto ma imposto una scansione a quintine. Con questa scansione posso controllare la terza maggiore Do Mi e la quarta giusta Mi La, che dovrebbero avere la stessa velocità di battimento. Allora devo accordare il Mi, che si trova una terza minore pura sotto il Sol, dopodiché controllerò che la posizione del Mi sia accurata confrontando la scansione del metronomo con il battimento degli intervalli. Accordiamo il Mi in terza minore pura.
Devo far calare appena appena il Mi. E ora controllo col metronomo la quarta Mi La. E la terza Do Mi. Quando sono soddisfatto dell'accordatura di queste nuove note, posso aggiungere il Si bemolle in terza minore pura sopra il Sol. E il Do diesis in terza minore pura sotto il Do. Ora, notate che se faccio ombra alla canna Si bemolle, riesco ad accordare un intervallo speciale nel rapporto di 19 a 16, ossia in ampiezza 297 sens e mezzo circa. Questo intervallo è una seconda aumentata che è data dal 19° armonico della fondamentale. Ora, questo intervallo può trarre in inganno nell'accordatura, perché avvicinandomi all'intervallo stesso, alla purezza dell'intervallo, i battimenti rallentano sino a scomparire. Ma il sapore di questo intervallo è piuttosto aspro, nettamente distinto dall'intervallo di terza minore, per quanto le due note siano molto vicine. E quindi il fatto che l'intervallo suoni molto aspro mi segnala che sto procedendo nella direzione sbagliata. Questo è facendo ombra alla canna. E adesso la accordo in terza minore pura. Questo è Si bemolle, posso adesso passare al Do diesis, sempre in terza minore pura scendendo dal Mi. Questa canna deve essere allungata molto. Il prossimo passo ci permette di aggiungere la nota Re. Ascolto la quinta Re La, che dovrà battere un po' più velocemente della quinta Do Sol, perché è leggermente più acuta. Questo movimento è quasi pura, la quinta Do Sol è... Thank you.
suona quasi pura, deve essere stretta alzando la frequenza del re, in modo che, impostando il metronomo alla frequenza di 72 battiti al minuto con una scansione per terzine, quindi torno alla scansione originaria a terzine, ottengo una velocità di battimento un po' più veloce rispetto al Do Sol. Accordo il Re quindi alzando la frequenza. Avendo accordato il Re, posso controllare la terza maggiore Re Fa diesis, perché ricordate che il Fa diesis è già stato accordato, e potrei anche accordare la quarta giusta Fa diesis Si. Dopo aver trovato il Si, che accorderò in sesta maggiore pura sul Re, la frequenza di battimento della terza maggiore Re Fa diesis e della quarta giusta Fa diesis Si dovrà essere uguale e dovrà coincidere con la frequenza di pulsazione metronomica di 72 battiti al minuto con una scansione a quintine. Perciò intanto imposto il metronomo a battere quintine. Accordo il Si in sesta maggiore pura sopra il Re. Devo fare ombra al Si, quindi devo allungare la canna. E ora ascolto la terza maggiore, Re Fa diesis. E la quarta Fa diesis Si. Ecco, io mi posso ritenere soddisfatto della nuova posizione del Re e a questo punto possiamo aggiungere il Sol diesis, accordato una terza minore pura sotto il Si, facendo calare la nota. Questo è il Sol diesis accordato col sistema equabile, quindi devo allungarlo. L'ultima nota che rimane da accordare è il Fa, che si trova una terza minore pura sopra il Re. E per accordarlo dovremo accorciare la canna, perciò alzare la frequenza. Thank you.
Ebbene, lo scomparto è creato, io ho provveduto anche a riportare le note all'ottava superiore rispetto allo scomparto, così da poter analizzare un po' le caratteristiche salienti, soprattutto sotto il profilo melodico. Infatti la qualità che più ci colpisce all'ascolto è forse la netta differenza fra il semitono diatonico e il semitono cromatico. Infatti il sistema divide il tono in tre terzi, attribuendo un terzo al semitono cromatico e due terzi al semitono diatonico. Perciò se ascoltiamo la scala cromatica ascendente partendo dal Do, troviamo un semitono cromatico piccolo, Do do diesis, un intervallo più grande, Do diesis Re, un semitono diatonico, nuovamente un semitono diatonico fra Re e Mi bemolle, e poi un semitono cromatico tra Mi bemolle e Mi piccolo. Ascoltiamo tutta la scala cromatica. Il semitono cromatico è largo 63 sens, un terzo di tono, e il semitono diatonico è grande il doppio, cioè circa 126 sens. Le seconde maggiori sono omogenee fra loro, valgono tutte 189 sens, cioè 3 terzi di tono ovviamente, e così anche gli intervalli complementari, cioè le settime minori, sono tutte uguali fra loro e valgono all'incirca 1010 sens. La presenza del lupo tra, ricordo, Mi bemolle e Sol diesis crea degli intervalli di terza diminuita tra il Do diesis e Mi bemolle e fra Sol diesis e Si bemolle. Questi due intervalli dissonanti hanno un'ampiezza di 252 sens. Esistono poi anche delle seconde aumentate, quelle che abbiamo visto all'inizio, Mi bemolle Fa diesis, Fa Sol diesis e Si bemolle Do diesis, per le quali le frequenze sono nel rapporto di 125 a 108, ovvero l'ampiezza è di 253 sens, un sen in più rispetto all'intervallo precedente, cioè le terze diminuite che abbiamo visto, Do diesis Mi bemolle e Sol diesis Si bemolle. 9 terze maggiori, le terze minori rimanenti, sono pure, sono nel rapporto appunto di 6 a 5, in ampiezza valgono 316 sens. Sono Do, Mi bemolle, Re Fa, Mi Sol, Sol Si bemolle, La Do, poi abbiamo Sol diesis Si, Do diesis Mi. Credo di averle dette tutte. Passiamo ora alle terze maggiori, che sono tutte strette di un terzo di comma sintonico, valgono 379 sens. Solo 7 di queste terze maggiori hanno questa caratteristica e conservano una certa eufonia, essendo la frequenza di battimento di questo intervallo all'incirca metà di quella che troviamo nel sistema equabile. E la presenza del lupo naturalmente causa la distorsione dei rimanenti intervalli, che sono Sol diesis Do, Do diesis Fa, Fa diesis Si bemolle,
e Si mi bemolle, anziché Si re diesis. Questi intervalli valgono 441,7 sens. E poi c'è l'intervallo Mi bemolle Sol diesis, che vale 442,6 sens. Allora, le terze maggiori, diciamo, utilizzabili hanno questa frequenza di battimento, Do, Mi, Re, Fa diesis, Mi bemolle Sol, Mi Sol diesis, Fa La, Sol Si, La Do diesis, Si bemolle Re. Il tritono è dato nel rapporto 25 a 18, pari cioè a 569 sens circa. Questo intervallo risulta dalla differenza tra una sesta maggiore, ad esempio Do La, e una terza minore naturale, per esempio Fa diesis La. Ora la sesta maggiore vale 5 terzi, dobbiamo dividerla per il rapporto che indica la terza minore, 6 quinti, e il risultato è dunque 25 diciottesimi. Possiamo perciò considerare questo intervallo di tritono come un particolare intervallo di giusta intonazione, e tutti i tritoni del sistema hanno la medesima ampiezza, cioè sono sempre nel rapporto 25 18. Do Fa diesis, Do diesis Sol, Re Sol diesis, Mi bemolle La, Mi Si bemolle, Fa Si. Gli intervalli di quinta sono fra di loro tutti omogenei, valgono 695 sens, cioè 7,2 sens in meno rispetto all'intervallo puro naturale di 702 sens. Questo significa che queste quinte così temperate battono più velocemente rispetto alle quinte del temperamento equabile, circa tre volte di più. L'effetto però combinato fra la terza minore pura e la terza maggiore leggermente stretta produce delle triadi, maggiori o minori, piuttosto eufoniche. Per esempio la triade di Do maggiore, la triade di Do minore, Re maggiore, Re minore, Mi maggiore, Mi minore, La maggiore, La minore, Sol maggiore, Sol minore. Vediamo una cadenza speciale, la cadenza nella tonalità di Mi maggiore. Il Mi maggiore o anche il Mi minore richiede un Re diesis. Noi non abbiamo il Re diesis, abbiamo un Mi bemolle e dunque la cadenza risulta dissonante. Questo è il quinto grado di Mi maggiore, cioè un accordo di Si maggiore con il Mi bemolle al posto del Re diesis. La stessa cosa si può trovare per esempio in Do minore, dove è richiesto un La bemolle, ma noi abbiamo un Sol diesis. Nella musica dell'antichità greca e romana, così come anche in molte altre tradizioni musicali a noi contemporanee, l'intervallo melodico più piccolo non è il semitono.
Esistono microintervalli che possono essere trattati non solamente come inflessioni di intonazione, cioè dei glissati o degli abbellimenti melodici, ma questi intervalli possono essere trattati come veri e propri gradi di una scala. Il genere enarmonico antico era proprio questo particolare modo di articolare il tetraccordo. Nella musica occidentale, dove regna indisturbato da secoli ormai il sistema equabile, ogni intervallo inferiore al semitono è assorbito in una delle 12 note. Quindi per noi è difficile pensare ad un linguaggio musicale più articolato, perché intervalli come il quarto di tono ci sembrano solamente delle sfumature di intonazione. Il loro impiego quindi può suscitare delle reazioni contrastanti, a volte fascinazione, a volte rigetto. Dunque, per dare un'idea di che cosa significhi avere il tono diviso in tre parti uguali, ho disposto sul provino una canna aggiuntiva che è estranea al gruppo dove ho creato lo scomparto, e l'ho accordata come re diesis in terza minore discendente pura dal fa diesis. Intervallo misura dunque 316 sens. Questo re diesis dunque è stato raggiunto scendendo dal La attraverso il fa diesis. Il mi bemolle invece è stato raggiunto salendo dal La attraverso il do. Tra il mi bemolle e il re diesis dunque c'è la differenza di un terzo di tono, cioè 63 sens, esattamente come il semitono cromatico fra re e re diesis e l'intervallo tra il mi bemolle e il mi. Questo è il re diesis e questo è il mi bemolle. La successione in ordine ascendente è re diesis, mi bemolle, discendente, mi bemolle, re diesis, re. La disposizione dei semitoni cromatici e diatonici e la loro differente ampiezza rende questa scala cromatica esattamente opposta alla scala cromatica che ci presenta il sistema pitagorico. Infatti nel sistema mesotonico il diesis è più grave del bemolle e non più acuto come nel sistema pitagorico, perché appunto il semitono cromatico è più piccolo del semitono diatonico. Re diesis è un semitono cromatico, mentre re diesis mi è un semitono diatonico. L'intervallo tra re diesis e mi bemolle è un intervallo enarmonico che nell'ottava di 12 note del temperamento equabile scompare completamente perché le due alterazioni confluiscono su un unico tasto cromatico. E proprio questa peculiarità del sistema equabile con 12 note per ottava permette di modulare fra tonalità anche molto distanti fra loro, e infatti nel corso dell'Ottocento questa tecnica è stata ampiamente sfruttata. Disponendo di una tastiera con 19 note per ottava, ci avventuriamo in un contesto microtonale in cui la modulazione fra toni lontani è avvertita come una brusca virata, non solo melodica ma anche armonica. Infatti possiamo limitarci da un lato a usare le alterazioni secondo la grammatica tradizionale, quindi in una cadenza perfetta in mi maggiore abbiamo bisogno del re diesis. Invece in Do minore abbiamo bisogno del Mi bemolle. Ma possiamo anche addentrarci in un percorso molto più tortuoso, ad esempio modulare per nota comune fra Do minore e Mi maggiore,
con un passaggio tra Mi bemolle, Re, Re diesis, Mi, che suona così. E al contrario. Ecco, per questa puntata è tutto. Vi aspetto sul mio canale Nuova Musica Antica e vi invito a seguirmi anche nel mio sito, dove trovate il materiale relativo a queste dimostrazioni di accordatura e anche altri articoli riguardanti la musica e l'organo. Come al solito ho messo i link nel box qua sotto. Grazie e alla prossima!